Troppo bellissimo. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci qua con una nuova ricetta, ve la scrivo subito in sovraimpressione, la Mug Cake Light, ovvero queste torte che si fanno a microonde in pochi minuti. Io già vi ho fatto una ricetta qualche mese fa, vi è piaciuta tantissimo e così ho pensato di farvi una nuova versione, sempre molto sana e leggera, perché ormai da che ho scoperto questa cosa faccio colazione e merenda sempre così, perché davvero è velocissima da fare sta cosa, quindi ci metto pochissimi minuti e mi mangio qualcosa di veramente molto molto sano e straconsigliato se andate ad allenarvi, se fate palestra, perché sono ricette molto proteiche e quindi sono veramente ottime con pochissimi grassi, senza zucchero. Io vado semplicemente a unire tutti gli ingredienti che vi ho scritto appunto in sovraimpressione. Anche in questo caso ho utilizzato la farina di riso come nell'ultimo video dei pancake che vi ho fatto e che è gluten free, quindi anche per chi è intollerante al glutine va benissimo, però comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di farina, farina di avena, farina di grano, farina manitoba, quel che volete. E come avete visto ho usato il mio solito trucchetto al posto del lievito, quindi questa ricetta è anche senza lievito, di mettere un pochino di bicarbonato e aggiungerci sopra qualche goccina di limone, si fa una schiumina e questo farà lievitare naturalmente la vostra mug cake appunto senza aggiungerci il lievito, quindi cosa fantastica. Ho mescolato tutto assieme, avete visto, e ho aggiunto anche il cacao, tutti gli ingredienti. Di solito utilizzo di base una farina, yogurt greco e albumi e già va bene. In questo caso ho voluto mettere anche il cacao e ho utilizzato lo yogurt a stracciatella che mi piace tantissimo, yogurt greco, ma anche quello bianco va bene. Se volete potete aggiungere un po' di sciroppo d'acero, un po' di truvia, quello che volete. 4 minuti al microonde, capovolgo e guardate che meraviglia, si stacca da sola dal contenitore ed è buonissima. Potete farla o con una versione semplice con qualche quadrettino di cioccolato fondente che si scioglie e diventa super goloso, oppure una versione food porn come dico io, che è buonissima. Ci ho messo la restante parte dello yogurt appunto stracciatella che mi era avanzata e poi sopra delle scagliette di cioccolato, appunto viene una cosa veramente super golosa. Considerate che tutto ciò, anche se molto buono alla vista, ha un contenuto di calorico molto basso, molto leggero, quindi è straconsigliata. Poi è così veloce da fare che veramente è una meraviglia, quindi mangiate qualcosa di buono e vi assicuro che sembra una torta, cioè veramente una di quelle torte buonissime. Pensare che ci sono pochissimi ingredienti e tutti sani, quindi completamente senza grassi. Questo è tutto, mi raccomando, se la fate lasciatemi tanti commentini, lasciatemi un bel pollice in su al video. Io vi mando un bacio grande e buon appetito. Ciao!